Niente, oggi come primo video ricetta vi voglio presentare la torta paradiso. Torta paradiso, tra virgolette, di Maria Callas. A me hanno passato questa ricetta come dolce preferito di una contessa dei paesi qui vicino dove abito io e anche di Maria Callas. Appunto, e quindi niente, iniziamo. Serviranno il mio amato fedele Kenwood, senza di lui non vado da nessuna parte. Vi serviranno 300 g di zucchero, 100 g di farina e 200 g di fecola, 3 uova, 3 rossi d'uovo, 300 g di burro, una bustina di lievito e una bustina di vanillina. E niente, iniziamo. Allora, prendiamo lo zucchero, mettiamo qua, e lo facciamo montare con il burro. Ben detto. Mi ero dimenticata. Uno stampo, io ho scelto questo invece della classica tortiera rotonda e la frusta. Allora, adesso sbattiamo, facciamo montare bene lo zucchero con il burro. Aggiungiamo le uova. 3 uova e i 3 tuorli. Ecco, questo è ciò che dovremmo ottenere, questo impasto soffice, spumosissimo e profumatissimo. Adesso lo mettiamo nella tortiera e in forno a 200 gradi per 40-50 minuti. Ora in forno, come detto, 200 gradi per 40-50 minuti. Ed ecco il risultato. Non potete immaginare il profumo che c'è nella mia cucina adesso. Ottima per la merenda, ma soprattutto per la colazione. E niente, ecco voi. Ci vediamo presto con una nuova ricetta. Datemi consigli su cosa vorreste vedere, cosa vorreste provare e soprattutto se rifate la ricetta, fatemi sapere come vi siete trovati. Io vi lascio la ricetta qui sotto. E niente, alla prossima. Ciao ciao!